Finalmente una buona notizia anche per i residenti delle contrade, in particolare in Contrada Mannara e sulla via per Villa Castelli verranno realizzati tronchi idrici e fognanti. L'autorità idrica pugliese ci ha comunicato nei giorni scorsi l'ammissibilità delle istanze presentate dalla nostra amministrazione per realizzare appunto l'impianto di fogna e di acqua. L'ammissione è stata parziale perché manca la relazione da parte dell'acquedotto pugliese che dovrà meglio precisare il tipo di intervento. Per cui, non appena l'acquedotto produrrà questi atti, verrà deliberato il finanziamento definitivo e quindi la realizzazione delle opere. Per cui siamo contenti di aver portato avanti un lavoro e un impegno con i residenti di queste zone. E quindi anche i cittadini che abitano in via Mannara, in via dei Salici, via dei Mandorli, via degli Ulivi e sull'arteria per Villa Castelli potranno ottenere questi servizi. Per cui continueremo a lavorare nell'interesse dei cittadini e stiamo già sollecitando l'acquedotto affinché porti a compimento queste opere.